Sì, ci siete? Partiti? Registrate? Vai. Allora, c'è voce, scorre la voce che nel 1844 il signor Carlo Matteucci, questo professore di Pisa, abbia sperimentato qua a Crespina la conduttività elettrica della Terra. Sapete che cos'è? Vagamente, un mistero, vero? Lo sapevo neanch'io me lo immaginavo. Uno di questi anziani dell'epoca, un certo Augusto Regnoli, con il quale appunto io scambiavo qualche discorso, eccetera, un giorno mi raccontò che dalla sua casa, dalla torretta della sua casa, avvenivano delle prime trasmissioni senza fili. Pare che la Terra, sul quale noi camminiamo tutti i giorni, abbia un altissimo potenziale di trasmissione elettrica, e lui l'ha sperimentato qua, immergendo due, come dice, dei bastoni dentro dei pozzi, dei bastoni di ferro, anzi delle lastre di ferro, e a circa 2 chilometri di distanza, uno da una villa che è qua proprio qua davanti, dove il 12 ottobre faremo un'altra piccola dimostrazione, e l'altro bastone di ferro era in una villa dall'altra parte della valle. E trasmettevano giù alla torretta di Val di Sonzi, le due torrette si vedono. E una mattina ho incontrato in visita il signor Pepi. E lui mi ha chiesto: ma si potrebbe visitare la torre? E io ho chiesto: quale torre? La torre grande o la torre piccola? No, la torre è quella dove Matteucci ha fatto i suoi primi esperimenti. E io: cosa? Sono rimasta veramente sorpresa, perché pur essendo nata a Crespino non avevo mai saputo di questo evento così importante. Poi aveva fatto scorrere praticamente un altro filo, vero stavolta, perché sapete che bisogna che ci sia il circuito elettrico, deve essere chiuso, ci deve essere un filo che va e un filo che torna. Il filo che andava era un filo vero, il filo che tornava non c'era, erano soltanto queste due lastre infilate a terra. Dopo aver fatto altri esperimenti in altri luoghi, sfruttando il terreno argilloso, volle fare un esperimento su queste colline, scelse Crespina come luogo di questo esperimento. Ecco, la fonte, diciamo, attendibile è certo è questo periodico, l'Arno di Pisa. Il periodo è 1844. Quando lui lanciava il segnale, dalla villa dall'altra parte c'era un cacciatore che sparava. E quando l'esperimento, diciamo, aveva successo, giù da Val di Sonzi sparavano una fucilata in maniera da far capire che il segnale era arrivato. In pratica da questa torretta della villa, che questa sarebbe la villa Regnoli, si collegarono a Villa Val di Sonzi, che in linea d'aria si trova di fronte. Quindi l'ha provato 1, 2, 3 volte, per cui nella valle c'era questo colpo di fucile che segnalava che l'esperimento era riuscito. Questo è stato importantissimo per la nascita del telegrafo, perché invece di utilizzare due fili per portare il segnale, ne è stato utilizzato uno solo. E da lì in poi si è sviluppata la telegrafia, e questo importante esperimento è stato fatto qua a Crespina, veramente, da non crederci. Io adesso vi provo a fare l'esperimento. Qui ho costruito un primordiale, stranissimo tasto telegrafico che, premendo, dovrebbe arrivare il segnale, premendo questo tasto qua, vedete, dovrebbe arrivare il segnale dall'altra parte, dove l'occhio non arriva. Cioè io non vedo cosa succede di là, no? Succede solo di là. Se arriva il segnale, si dovrà sentire un colpo, un botto, perché ho collegato un bel petardo
dall'altra parte con una carica, cioè con un innesco elettrico, ok? Quindi state attenti a non stare troppo vicini lì. Adesso metto l'innesco. Vedete, io ho messo il filo, ho collegato un filo a terra qua e dall'altra parte c'è il ritorno sempre che prende il filo da terra. Allora vado, attenzione, 3, 2, 1. È arrivato? È arrivato. Ha funzionato. Vi chiedo, io dopo sarò a disposizione di tutti per avere i vostri filmati. Scambio di memoria, ok? Grazie. Thank you.